Ambiguità di Marino è che ci ripensi entro i 20 giorni, questo è un primo timore. Il secondo è che su Roma realmente il PD cerchi di giocare una partita a tirare in lungo, perché senza che ne voglia l'onorevole Damiano, però ricordiamoci che il presidente Renzi è quello che disse a Enrico Letta: stai sereno. Quindi quando dice risolveremo la questione se di lo Roma, ricorda, dal suo se lo ricordo, il punto di vista infatti di, io non il sto punto di vista di, sereno. certo, il punto di vista di Renzi non è detto che sia l'interesse dei romani e del paese. In questo senso può avere interesse a non mescolare se stesso con gli ingarbugli di Roma. E noi lo avevamo detto già parecchi mesi fa, è una città purtroppo ormai disfatta, ma il commissariamento, se fatto seriamente, può dare un punto di svolta. È chiaro che se invece diventa un commissariamento politico, tirando in là al 2016, poi prendendo qualche scusa, magari lo stesso giubileo che terminerà nell'autunno, e tirando al 2017, eccetera, si rischia realmente una situazione di stasi che non gioverà a nessuno, certamente non all'immagine della città stessa. E ribadisco, gestire un comune non è cosa impossibile, e Roma è una città che, per quanto sia complicata, non lo è più di altre capitali europee. Si tratta però di avere veramente una mano ferma, soprattutto per quelle gestioni, e penso alle società partecipate, che in questo caso sono ancora una volta sfuggite di mano all'amministrazione Marino.